ragazze, buongiorno, benvenute, bentornate, ben rientrate nel mio canale. Oggi è un intro un po' diversa dal solito. Questo video, già avete visto, diciamo, il titolo, perché io non sono una al solito che utilizza dei titoli strappa visualizzazioni, anche perché visualizzazioni ne faccio veramente poche, ma mi sta bene così perché quelle che faccio sono veramente dedicate, nel senso che so che mi seguite con tanto piacere. Adesso praticamente siamo quasi sulla soglia dei 1600 iscritti, per me questa è una grande cosa. Tra l'altro ultimamente c'è stata una piccola impennata anche di iscritti, e di questo ne sono veramente molto ma molto contenta, tantissimo. Il video di oggi, appunto, vi stavo dicendo, è un video che molte di voi mi hanno chiesto, perché avendo appunto visto la novità, la new entry appunto in casa Kravis Girl, ossia la Huda Beauty Desert Dusk, molte di voi mi hanno chiesto, diciamo, una sorta di video confronto tra le due palette, ossia tra la Desert Dusk appunto e la Rose Gold, tutte e due palette di Huda Beauty. Io le ho acquistate entrambe, chiaramente. La Desert Dusk, tra l'altro, non ci ho pensato su neanche un paio di giorni, perché appena è uscita, giorno 18 di settembre, l'ho acquistata subito, e ho avuto anche una bruttissima esperienza. A tal proposito vi metto qui il link diretto al video nel quale ve ne parlo, perché questa non è la sede adatta per parlarvene. Adesso vi voglio semplicemente parlare delle due palette a confronto. Non vi farò assolutamente swatch, perché non ce n'è bisogno, perché avete visto milioni di video su internet, su YouTube, con gli swatch di questi ombretti, sia della Rose Gold che della Desert Dusk. Ma semplicemente il mio è un video nel quale brevemente, perché non voglio soffermarvi neanche troppo, voglio parlarvi delle differenze tra queste due palette, e soprattutto voglio darmi il mio parere personale su entrambe le palette, e alla fine svelarvi anche qual è la mia preferita tra le due. Perché nel video nel quale vi parlo della Desert Dusk, molte di voi mi hanno scritto: e allora quale ti piace di più, la Rose Gold o la Desert Dusk? E io a quelle ragazze che mi hanno scritto sotto a quel video ho risposto: lo vedrete in un video. Quindi adesso è arrivato il famoso video di cui vi parlavo. Partiamo, andiamo per gradi, e partiamo appunto dalla prima uscita, ossia dalla Rose Gold, la palette dai toni assolutamente caldi, di cui vi ho parlato anche in un altro video, tra l'altro in confronto con un'altra palette molto simile, che è la Modern Renaissance di Anastasia Beverly Hills, palette che anch'io ho acquistato a Las Vegas. E partiamo da questa palette. Brevemente vi dico appunto che è una palette assolutamente valida, che non crea assolutamente fallout, quindi tutti i suoi ombretti, gli ombretti contenuti all'interno della palette, sono degli ombretti che non fanno assolutamente fallout, almeno questa è la mia esperienza personale. All'interno di questa palette ci sono questi 3D metals, che sono questi ombretti bellissimi che vanno utilizzati assolutamente con le mani, e che quindi che danno il massimo della loro espressività, e quindi della loro pigmentazione, applicandoli direttamente con il polpastrello sulla palpebra. Mi piace tantissimo. Come vi ho detto anche nell'altro video, l'unica cosa che odio è il pack, perché è molto precario, in cartone molto leggero, senza uno specchio. Diciamo che solo per il pack, secondo me, la palette dovrebbe costare la metà di quanto costa. Poi l'unica cosa di cui veramente non mi lamento sono gli ombretti. La gamma di colori è fantastica, sono tutti ombretti dai toni caldi della terra, bellissimi, con i quali è possibile realizzare qualsiasi tipo di make up, dal look più semplice a quello più strong, perché c'è un bellissimo black truffle, che è un nero stupendo stupendo, che aiuta tantissimo nella creatività, e quindi anche è possibile appunto creare molti smokey eyes, come anche intensificare i nostri make up. Mi piace tantissimo, e ripeto, all'interno di questa non trovo assolutamente dei colori che facciano fallout, tranne questo qui, il coco, che è l'unico che un po' di fallout lo fa. Per il resto tutti gli altri sono perfetti, mi piacciono tutti e li adoro. E con una base sotto, soprattutto questi colori come Angelic, come Moon Dust, con una base sotto risaltano ancora di più. Ma ripeto, io li utilizzo anche senza base sotto. Il prezzo di queste due palette su Sephora.it è uguale, e soprattutto le trovate solo su Sephora.it, a parte tre store in Italia, uno store a Roma e due store a Milano. Poi per il resto si trovano solo su Sephora.it, appunto, e potete acquistarle solo online. Ripeto, non solo su Sephora.it, ma anche su altri siti come Beauty Bay, Beautylish, non so, adesso non saprei, anzi invito quelle ragazze che lo sanno a scrivere qua sotto un commento, in modo tale che io possa metterlo in primo piano e farlo leggere a tutti, perché non ricordo esattamente
gli altri siti dove le vendono. Sì, ma comunque voi lo sapete e me lo scrivete voi. La seconda arrivata in casa Kravis Girl invece è la Huda Beauty Desert Dusk Palette. Questa palette invece si presenta con un pack assolutamente differente, perché il pack è sempre cartonato, ma è sicuramente un cartone molto ma molto ma molto più resistente. Vabbè, al di fuori poi è stato curato benissimo, perché c'è l'immagine di Huda con queste immagini olografiche di questi diamanti, ecco. La scritta Huda Beauty Desert Dusk, vabbè, non vi ho fatto vedere il suo involucro perché credo di averlo già buttato, comunque conservato da qualche parte, comunque aveva un altro involucro ancora, mentre la Rose Gold ha semplicemente questo cartoncino fuori, quindi proprio precaria al massimo. Questa qui invece è stata curata nei particolari, perché appena appunto la si apre, dentro c'è uno specchio grande, non vorrei accecarvi, questo qui, una pellicola protettiva in plastica dura con gli particolare degli occhi di Huda, e faccio in questo modo, come fanno tutte le youtuber, cercando di... E queste sono le tonalità invece che ha la Desert Dusk, che è una palette un po' più strutturata, un po' più particolare, con delle colorazioni, come potete vedere, vabbè, vi faccio passare chiaramente poi i close-up, con delle colorazioni molto più variegate, cioè non c'è solamente i colori della terra, non ci sono solamente i colori della terra, ma al contrario ci sono anche delle colorazioni più fredde, come per esempio Amethyst, che è questo viola bellissimo qui al centro, e altre colorazioni, che dei marroni appunto anche un po' più freddi, che aiutano sicuramente nelle sfumature. Allora, la palette rispetto alla Rose Gold, la Desert Dusk, è una palette molto polverosa, a mio avviso, cioè crea molto più fallout. Quando io vado a... e lo si vede anche, guardate, anche se potete guardare, proprio gli ombretti sono molto più scavati, perché anche se io l'ho utilizzata paradossalmente meno della Rose Gold, perché comunque i colori sono molto più polverosi. Questo però non significa che non siano scriventi, anzi al contrario, sono dei colori assolutamente scriventi. A me piace tantissimo la Desert Dusk, e diciamo che a differenza di quello che dicono molte youtuber, ci sono delle colorazioni come appunto Amethyst, che molti dicono non essere pigmentati. Io, ragazze, invece vi giuro che questi colori li trovo tutti pigmentatissimi, trovo che siano appunto un po' polverosi, però sono assolutamente tutti, ma tutti molto molto pigmentati. E un altro pigmento pressato, che poi non è altro che un glitter pressato, che è questo Cosmo, molte ragazze dicono che si può utilizzare solo con la colla per ciglia finte, ma in realtà io vi dico che, e vi faccio passare la foto, l'ho utilizzato per andare al lavoro, perché poi io non mi formalizzo, anche per andare in ufficio utilizzo questi colori, picchiettandolo semplicemente sopra il saffron, che è praticamente questo rosso qui, bellissimo, tipo terra, diciamo questo rosso proprio scuro sanguigno, e ho picchiettato sopra col dito Cosmo, e a me è durato tutto il santo giorno, non vi scherzo, tutto il santo giorno. Quindi a mio avviso Cosmo può essere utilizzato anche senza niente. È chiaro che se mettiamo una base come una colla o comunque una base cremosa, il colore, cioè il glitter, si applicherà molto più facilmente, ma a mio avviso è un colore che si può utilizzare tranquillamente anche da solo. Inoltre, vediamo se è così. Sì, ci sono due ombretti che sono Angelic qui e Angelic lì, che sono molto simili, però sto vedendo che l'Angelic che ho qui sulla Rose Gold sembra un po' più 3D Metals, un po' più particolare come colore, questo qui, mentre qui ce lo abbiamo anche nella Desert Dusk, ed è questo qua, Angelic, ed vedete che è un po' più liscio, cioè non so come spiegare, è meno pressato, meno 3D Metals, è più shimmer, però meno pressato. Dopodiché, vabbè, ci sono colori come per esempio il Twilight, che è questo qui, che è qualcosa di meraviglioso. Io ho realizzato questo make-up con questo colore, c'è questo Celestial che è anche un bellissimo colore, è veramente una splendida splendida palette. Altra pecca di questa palette è che manca il nero, infatti io sono partita adesso per andare una settimana in Sicilia e alla fine ho deciso di portare la Rose Gold perché c'era anche il nero, perché non volevo portare tante palette ma una sola, e ho preso la Rose Gold perché qui c'è un bel marrone scuro, che è questo Oud,
questo, però non c'è un nero, quindi questa è una grandissima pecca, quindi questa va utilizzata sempre in combo con qualche altra palette. In più, vabbè, questo bellissimo colore blazing, come vedete però non è integro perché mi è arrivata appunto rotta la palette, è un colore veramente molto molto polveroso. E comunque tra l'altro su questo punto ho scoperto che praticamente la maggior parte delle ragazze che è arrivata la palette è arrivata rotta di questo ombretto in particolare. Secondo me c'è qualcosa che non va proprio nella formulazione di questo ombretto, perché effettivamente tutte quelle che l'hanno ricevuta rotta con questo ombretto, diciamo, a metà rovinato in superficie. Bisogna un attimino capire come mai questo ombretto in particolare arrivi sempre rotto a tutte, cioè ci sarà un motivo in particolare. Per il resto è una bellissima palette. Un'altra cosa che non mi piace tantissimo è l'illuminante, diciamo, per l'arcata, che è questo Desert Sand, che però ha una punta di arancio che sulle carnagioni troppo chiare rischia non di illuminare, ma al contrario rischia di incupire, ecco. Quindi non lo utilizzo spesso per sotto, diciamo, l'arcata, al contrario utilizzo magari per sfumare nella piega dell'occhio, però non è un ottimo punto luce, come anche non c'è un vero e proprio punto luce chiaro su questa palette. Ci sono tutti questi colori bellissimi che possono essere sovrapposti fra di loro, ma non un vero e proprio punto luce. Questa è l'unica pecca della palette. Quindi diciamo che quello che ha fatto Huda Beauty è stato con questa palette curare l'estetica, sicuramente, perché comunque adesso questa palette è sicuramente più equipaggiata di quest'altra, della Rose Gold, quindi curare molto di più l'estetica, quindi mettere lo specchio e quant'altro, però si è persa in qualche particolare, che praticamente sono probabilmente il nero, che io avrei comunque inserito all'interno della palette, e un bel punto luce, che invece qui è dato dal beige, che è questo qui, che è bellissimo sotto l'arcata, mi piace tantissimo, e comunque ci sono tanti punti luce, c'è questo Moon Dust che è anche un punto luce bellissimo. Quindi due splendide palette, ma andiamo appunto alla mia scelta finale. Diciamo che se vi siete visti il video fino alla fine sapete quale ho scelto alla fine, quale sceglierei adesso se tornassi indietro, ma probabilmente sono contenta di averle prese entrambe, ma probabilmente se dovessi sceglierei la Rose Gold, perché è una palette molto più versatile, perché comunque è una palette che fa poco fallout, perché ha dei punti luce, perché ha un nero che serve per qualsiasi tipo di make up. La sceglierei, però vorrei che avesse questo pack, cioè sceglierei questo però con un pack di questo genere, che è molto più solido. Io questa l'ho portata in vacanza, però sono stata veramente spaventata all'idea che si potesse rompere o comunque danneggiare, perché effettivamente è una palette che non lo so fino a che punto potete imbarcare in un bagaglio da stiva. Probabilmente io l'ho portata con me perché avevo un bagaglio a mano, ma in un bagaglio da stiva avrei avuto paura ad infilarla, perché è troppo precario il suo pack. Mi piacciono tutte e due, ma probabilmente scelgo questa, e probabilmente questa qui la scelgo nella misura in cui devo prendere random qualche ombretto per creare qualche look particolare. Ditemi anche voi cosa ne pensate di queste due palette. Io ho cercato in poco tempo, in breve tempo, di darvi una panoramica. Vi mando un grosso bacio, aspetto i vostri commenti sotto e stay tuned. Ciao!